Il procedimento BIM come nuovo standard per la comunicazione, rappresentazione e gestione del processo architettonico. Questo è il tema del seminario gratuito per progettisti organizzato da Eterno Ivica nella splendida cornice di Villa Giustinian a Mogliano Veneto, alle porte di Treviso. Un evento patrocinato dall'Ordine degli Architetti di Treviso, che ha riconosciuto 3 crediti ai partecipanti e ha proposto un approccio sintetico e ragionato al procedimento Building Information Modeling, la nuova tecnica di gestione in ambito architettonico ed ingegneristico che rappresenta una vera e propria svolta in ambito progettuale nel settore delle costruzioni. È una grande opportunità di cui parliamo, una grande opportunità che segue, diciamo, e ci introduce verso un processo di qualità che non debba sostanzialmente tener conto di quelli che sono gli approcci progettuali, ma di quella che è la fase di produzione, la fase di gestione dell'intero processo edilizio e quindi anche della parte molto importante e preventiva a tutto, che è la parte progettuale e di realizzazione delle documentazioni grafiche, delle documentazioni tecniche. Sì, è una sfida che è iniziata nel 2013. Abbiamo deciso di confrontarci con la progettazione perché per noi il mondo della progettazione è quello che poi crea un veicolo verso l'utilizzatore finale, che poi insomma è l'obiettivo un po' di tutti quanti, e l'abbiamo voluto fare in maniera molto professionale perché abbiamo dei prodotti, creiamo tecnicità dal 1955 a Padova, una tecnicità tutta italiana, quindi produzione italiana, e questa tecnicità bisogna esportarla nel modo giusto. Quindi come possiamo fare ad arrivare al mondo dell'utilizzatore finale con un sentimento credibile? Passando attraverso la progettazione. Ecco che è nata la scommessa di Eterno Eventi, questa qua, ecco che sono nati tanti convegni, ecco che è nato un programma per il 2015 ricco di proposte e che ci vedrà andare a destra e a sinistra per tutta l'Italia con una serie di tematiche importanti, quindi accreditabili, perché è importante che gli eventi siano ovviamente accreditati, coinvolgendo tutto il mondo della progettazione. Tra gli interventi dei relatori, grande risalto alla proposta di un nuovo strumento dedicato ai progettisti e alle imprese produttrici di materiali, un portale che mira a fornire un servizio completo di archivio, catalogo e prestazioni dei molti prodotti specifici dedicati all'architettura e al design. Allora, innanzitutto è una cosa meravigliosa, nel senso che noi oggi abbiamo creato un oceano blu. Come si dice molto, no? Building Information Modeling, informazione dell'elemento all'interno dell'edificio, noi l'abbiamo reso pratico, l'abbiamo messo a terra, l'abbiamo scritto in un codice e pensatelo come autoscout, no? Nelle auto è tutto già composto, si crea la ricerca di una macchina completa. Ecco, noi invece abbiamo creato l'IKEA mondiale per l'architetto, quindi l'accessione di tutta una serie di informazioni in un clic. Presente anche l'Istotec, azienda che produce un innovativo sistema di decking, piastrella in adaxite, un derivato del quarzo, dedicato alla pavimentazione e al rivestimento di esterni. Sono dei listoni, dei moduli lineari in adaxite, che è un composito di marmo, polvere di marmo, polvere di quarzo, un legante idraulico e colorato a tutta massa con degli ossidi naturali, adatti a lavori per esterni, sia in pavimentazione che in rivestimento a parete. Diciamo che uniscono il design alla durabilità nel tempo, perché comunque è un materiale resistente alle intemperie, che viene sottoposto a un trattamento particolare in modo che poi non viene più toccato, materiale ignifugo, R12, antiscivolo, antigelivo e quindi assolutamente inattaccabile dalle muffe e quindi utilizzabile, molto, molto versatile come prodotto e utilizzabile in qualsiasi tipo di ambientazione esterna. Sì, molto interessante, perché del BIM non ero informato. Mi è sembrato utile per poter decidere se fare un corso e specializzarmi o meno. Quello che ha spiegato della piattaforma, ad esempio, è una cosa interessante, un'evoluzione interessante. Sì, molto interessante. Il BIM lo conoscevo già. È stata interessante la seconda parte con quella opportunità del click. Interessante.